sia a livello europeo che a livello della Camera del Senato, anche voi vi siete girati? Assolutamente no, noi ci stiamo riducendo lo stipendio, non abbiamo accettato i 42 milioni di euro, stiamo facendo delle battaglie. Credo che non si possa dire che sia uguale a tutti quanti gli altri, perché lo stiamo dimostrando di essere diversi. Lo stipendio ce lo stiamo abbassando, ce lo stiamo tagliando, se volete vedere la busta paga è da paura, io mi vergogno di avere una busta paga di quel tipo lì, quando mi arriva la busta paga 8.000 euro è vergognoso, se io penso che qualche mese fa per prendere uno stipendio dove sto lavorando da ingegnere elettronico dovevo aspettare anche 2-3 mesi per prendere uno stipendio, quindi io so che cosa significa, non è che ho vissuto nella bambagia, mio padre come si dice, quando eravamo piccoli cavava i lampacioni, caro signore, lo sappiamo, noi veniamo da lì, veniamo e sappiamo benissimo cosa sono i sacrifici e non vogliamo che qualcuno venga qua a farci la morale perché magari l'ha mandato qualcuno l'ha mandato forse, questi personaggi qua che combinano lo schifo, combinano, e grazie anche a noi, vi devo dire un'altra cosa, abbiamo fatto mancare il numero legale durante una seduta in cui si stava votando proprio la porcata estensiva di questa roba qua, che volevano diffonderla in tutta la Basilicata, in tutta la Basilicata volevano trasformare metri cubi virtuali con i quali, in terreni in cui non si può costruire, in solide realtà, come dice qualcuno, tu non puoi costruire qui, è vincolato, facciamolo là, lo fanno, continuano a farlo impunemente, ma perché lo fanno impunemente? Forse perché noi non ci informiamo, forse perché ce ne freghiamo, forse perché abbiamo paura di metterci contro questi personaggi, questi sono personaggi di cartone che alla prima pioggia, ecco, alla prima folata di vento, volano via, quindi signori, apriamo gli occhi, non siamo la perfezione, perché la perfezione non appartiene al genere umano, non avrete mai la perfezione, ci sarà sempre qualcosa su cui avrete da ridire ed è anche giusto che sia così, ma proprio per il fatto che il Movimento 5 Stelle è un movimento di cittadini e prende in considerazione le critiche, le proposte di tutti i cittadini, forse non siamo proprio come certi personaggi, primo perché non abbiamo interessi di quel tipo lì, secondo non abbiamo né fratelli né cognati né sorelle né papà che costruiscono impunemente palazzoni ovunque, non abbiamo interessi nelle finanziarie, non abbiamo interessi nelle fondazioni, non abbiamo associazioni che dicono di non essere a scopo di lucro e poi qualcosina in tasca gli rimane sempre, quindi non ci sono problemi, vi ricordo, e lavoriamo, grazie a Dio lavoriamo, cerchiamo di lavorare e di trovare il lavoro, quando non c'è, anche io dico una cosa, io ho sempre detto questo, non ci sono problemi, io piuttosto che andare col cappello in mano davanti a questi personaggi preferisco andare a lavare i portoni, caro signore, non ci sono problemi, perché il lavoro è dignità, grazie.